Ad opera del sindaco Roberto Mutalipassi e del questore Giancarlo Conticchio, che ringraziamo per essere qui. Adesso il sindaco inizierà con la posa della prima pietra. Giornata importante, storica per la città di Agropoli, posata la prima pietra per il nuovo commissariato di polizia, un presidio importantissimo che garantirà maggiore sicurezza su tutto il territorio cilentano e non solo. Vediamo le interviste che abbiamo realizzato per voi. Sì, è un sogno che diventa realtà, è un iter lungo, come hai avuto modo di dire, come ho avuto modo anche di precisare. In parte l'ho seguito direttamente anch'io da quando sono sindaco, l'avevo vissuto in precedenza da quando ero assessore della precedente amministrazione. E difficoltà enorme dal punto di vista amministrativo, burocratico, ma che oggi finalmente vedono il traguardo. Un presidio di legalità e sicurezza, come ho avuto modo di dire, di specificare, che la cittadinanza ha voluto fortemente. Come amministrazione ci abbiamo creduto, abbiamo chiesto e ottenuto alla Cassa Depositi e Prestiti le risorse necessarie, abbiamo contratto un mutuo appunto per realizzare quest'opera. Non è questa l'unica opera che questa amministrazione ha intenzione di fare sul territorio. Ho annunciato che a breve in giunta approveremo anche il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sede per la Compagnia dei Carabinieri di Agropoli. Insomma, e poi l'attenzione che penso sia potuta vedere da parte sentire da parte di tutti i cittadini di Agropoli, di quanta attenzione ha mostrato questa amministrazione dai primi giorni di insediamento appunto nel tema della sicurezza, con l'implementazione del nostro comando di polizia locale, l'implementazione del sistema di videocamere di telesorveglianza che sta sul territorio. Insomma, un settore verso il quale non abbiamo mai abbassato la guardia, oggi un passo concreto, cose vere e concrete, non promesse, e questo grazie appunto al lavoro di una squadra coesa, combatta, e grazie soprattutto ai nostri, alla nostra macchina amministrativa, ai nostri funzionari che hanno permesso di giungere a questo traguardo. Grazie signor. Grazie signor. Sì, lo anticipava poco fa il procuratore generale Primicerio, io lo chiamo ancora così anche se adesso è in quiescenza, ma è sempre il nostro procuratore. Lui si è impegnato per, in
prima persona per ottenere questo risultato, con una sinergia di forze da parte delle forze di questura, dell'amministrazione. È un risultato importante perché aumentano le esigenze di sicurezza, la zona non è più soltanto una zona di interesse agricolo, un grosso sviluppo economico, il turismo, e tutto questo attira appetiti della criminalità anche organizzata, e quindi era necessario adeguare la risposta di sicurezza alle sfide di ordine pubblico che sempre più pone un territorio come questo, che ancora conserva le sue bellezze ma deve difendersi dagli attacchi possibili della criminalità organizzata. E poi è un territorio forse come pochi in Italia che triplica durante il periodo estivo la popolazione. Infatti, quindi la sfida che si dovrà realizzare è quella di garantire questa presenza di Polizia di Stato che vada essenzialmente a servire il Cilento e non altro territorio, e questa è una cosa che deve essere ancora bene assestato. Quale sarà il territorio di competenza di questo commissariato? Se sarà solo ed esclusivamente il Cilento, la possibilità di ottenere sicurezza su questo territorio sarà sicuramente maggiore. L'importante è che il primo passo è stato fatto. Importante il primo passo, però attenzione, dobbiamo seguire, mantenere a destra l'attenzione, perché tante volte le opere pubbliche poi trovano dei rallentamenti, però se c'è la coesione delle autorità e della cittadinanza si riesce a superare. Grazie mille, È una cosa importantissima implementare l'opera di prevenzione dei reati, ovviamente crea un rapporto di fiducia maggiore con i cittadini, ma come dicevo poco anzi con il questore, con il sindaco, non è l'unico intervento che risolve, non è questo intervento che risolve definitivamente i problemi della sicurezza. Certamente la presenza, come diceva l'emerito procuratore generale Primicerio, la presenza di una macchina della polizia nella zona è sicuramente un deterrente per le frotte di bande criminali, che voi sapete meglio di me, soprattutto nella materia dei furti in abitazioni, ci affliggono da tanto tempo. Ripeto, accanto all'opera di prevenzione dei reati da parte delle forze dell'ordine, occorrerebbe comprendere, ma questo credo sia un compito che spetta ad altre autorità, i motivi per i quali si delinque, i motivi per i quali i reati predatori sono in costante aumento, e quindi agire di conseguenza. Siamo con l'architetto Cerminara, allora oggi una giornata storica importante per Agropoli, un iter lungo, ma si dà alla città un ulteriore presidio per una maggiore sicurezza su tutto il territorio. Sì, una bella giornata, non solo perché c'è il sole, ma perché inauguriamo questo cantiere, come è stato detto più volte, un nuovo presidio di legalità sul territorio, a fianco, non lo vedo adesso, a un altro presidio che è quello della Guardia di Finanza. A breve vi comunico che partiremo anche con i lavori della nuova sede della Compagnia dei Carabinieri, che è non poco lontano da qui, quindi stiamo completando il cerchio. Un lavoro complesso, abbiamo avuto difficoltà, criticità, abbiamo interloquito con la soprintendenza per parecchio tempo per arrivare all'approvazione del progetto, una gara anche lunga, alla fine siamo arrivati alla conclusione con la giornata di oggi, e speriamo che nei prossimi mesi inizieremo a vedere i risultati di questi sforzi. I tempi sono previsti da contratto, sono circa 10 mesi, quindi l'augurio è che ci ritroviamo qua fra un anno ad inaugurare il nuovo commissariato di pubblica sicurezza. We'll be right back.